Vale, Paolo. tu se puoi, Ok, perfetto. fatto. No, no, volevo solo Sì, grazie. capire. No, no, infatti, scusami, io mi dimentico sempre di questi dettagli che sono importanti. Quindi, Chiara Frigerio, Valeria Maida riceveranno questo stencil. Io ho bisogno che mi scrivano, mi mandino l'indirizzo di casa con il CAP preciso in modo che Amazon possa fare la consegna. Grazie Arri mille. Grazie mille. Ah, di niente, Bellissimo grazie. regalo. Sì, infatti. Grazie a voi per la partecipazione. Lo stesso regalo sarà ricevuto anche da Cristina Lamagna per un motivo che lei non sa e voi non sapete e neppure noi forse sappiamo. Comunque lo riceverà e riceverà anche lo stesso regalo Enrico Giudice, anche se non, magari non so se si occupa anche di diari di viaggio, però potrebbe essere l'occasione per fare un bel diario di viaggio sui pipistrelli. Comunque Esatto, grazie ci è sembrato uno strumento semplice, però molto utile. mille. Assolutamente grazie. Qui sulla sinistra vedete alcune foto che mi sono state spedite, non ricordo più se da Chiara o da Valeria. Da Ah, da Chiara, io non sono Chiara, riuscita a ecco. spedirle. Ah, ok. Queste sono mie, sì. Ecco, vedete, sono alcuni diari di viaggio. In Francia si chiamano carnet de voyage. Esatto. In Provenza, tutti gli anni in Francia c'è una fiera internazionale dei carnet de voyage. Vi darò l'indirizzo internet poi, magari qualcuno poi lo inserirà, Alfred, non so, Batman o qualcun altro lo inserirà. Guardate che carini. Quindi Belli. la caratteristica di questi taccuini è che sono prodotti attraverso tutti gli elementi possibili e immaginabili. Ma allora, come procediamo, Chiara e Valeria? Come vuoi. Chi prende la parola? Volete condividere lo schermo? Vi do l'opportunità No, io non ho eventualmente. bisogno di condividere lo schermo Sì. perché quello che ho è fisico, quindi lo passo Lo davanti puoi alla videocamera. mostrare? Sì. Va bene, allora stacco io la condivisione, giusto? Così tu la puoi mostrare. Sì, se mi Va mettono in bene? primo piano io posso. Quindi cominciamo da te. Cominciamo da me. Cominciamo da te, dove sei? Fatti vedere che qui tra Sono qua. tutte queste persone sono mezzo accecato. Ah, sì, ecco. Perfetto. Ok, Allora, allora. in evidenza per tutti. Eccola qua. Abbiamo quindi Chiara. Tu sei. No, sei Io sono Valeria, Valeria. Valeria. Valeria in Chiara. evidenza per tutti. Allora, va bene, Valeria, dai. Allora, parto io. Dunque, io parto facendo tre premesse. La prima è che ho una pessima memoria. La seconda è che non so disegnare e non sono un'artista come ho visto essere Chiara, che invece è molto più brava di me da questo punto di vista. E la terza è che sono estremamente disordinata, ma sono anche una persona molto schematica, quindi in alcune cose, paradossalmente, sono enormemente disordinata. Allora, all'alba dei miei 18 anni, mi sono fatta regalare una macchina fotografica di quelle vecchie con rullino, che poi magari molti di voi, forse neanche Chiara conosce, quindi con tutti i rullini belli da sistemare, tutti ordinatamente. Perché? Perché sostanzialmente, non avendo una pessima memoria di volti, nomi, luoghi, di tutto, avevo necessità di imprimere la mia memoria mancante su carta e di metterla ordinata in modo da sopperire a quello che non avevo. Contemporaneamente, poi, diciamo qualche annetto più tardi, ho fatto un bel viaggione in Olanda durante il dottorato di ricerca e lì di ricordi ce n'erano tanti, anche perché io non sapevo se ci sarei mai tornata in Olanda, se avrei mai fatto un viaggio così lungo e così via. E quindi volevo ricordarmi tutto e anche mettermelo in ordine. E quindi è nata una cosa come questa. Questa, state tenete presente che è stato il mio primo album. Qui ci sono tutti ordinati i rullini, per l'appunto, e poi avevo cominciato a mettere in ordine tutte le mie brave fotografie. Ma anche, aspettate che vi faccio vedere. Museo di Anna Frank, le cartoline del museo, la mappa del museo, i biglietti di ingresso ai musei e così via. Io non sapevo quello che stavo facendo all'epoca, correva l'anno 2000, non avevo proprio la più pallida idea che quello che stavo facendo, stavo mettendo in ordine in maniera così molto artigianale, fosse in realtà un'attività che in altre parti d'Europa e del mondo veniva fatta in maniera un pochettino più artistica. Poi però le cose ti prendono la mano, cominci ad informarti, guardi in giro e scopri che ci sono un sacco di cose che ti aiutano
a mettere in ordine, che ti aiutano a fare disegni, le cose bellissime che ha fatto vedere Chiara. Io non sono così brava, devo dire la verità. E poi alla fine vieni a fare cose tipo questa, che è una card che ho fatto per la festa del papà insieme a mio figlio, ed è una card così. Adesso ovviamente si aprirà malissimo. Ci abbiamo messo dentro dei disegni e delle fotografie. È una card a pop-up. Sì, scorrevole. A waterfall card, giusto? Bravissima, esattamente, esattamente lei. Fai rivedere, scusa, il movimento. È semplicemente scivola e scivolando apre le pagine. Con una mano sola. E in ogni pagina noi abbiamo scelto di mettere una fotografia e un disegnino del bambino, perché appunto era per la festa del papà, quindi ci è sembrato più carino fare così. E poi un'altra cosa a cui sto lavorando, che è un pochettino più complicata, è questo, che invece è un albumino tutto fatto a mano. Le pagine devo ancora finirle di decorare e dentro poi ci andranno qui le foto delle fotografie. Adesso non ho ancora deciso che cosa farci, che cosa metterci dentro, però sarà una roba di questo genere. Comunque sia, interessante, lo scopo... Senti Valeria, interessante il fatto che in questo caso tu parti prima dalla forma e poi dal contenuto. Ma lì dipende un pochettino. In questo caso sì, sono partita prima dalla forma, sapevo che cosa volevo fare, una roba un pochettino carina, e poi ci ho messo dentro le foto. Però dipende, certe volte ho del materiale e costruisco la pagina sulla base del materiale che io ho. Poi dipende un pochettino da quello che si va a cercare. Io di solito faccio album monotematici, anche perché viaggiando molto, quindi ho il mio album dell'Olanda, il mio album dell'Inghilterra e così via, e ci metto tutto dentro, tutto, proprio tutto quello che mi capita, le cartoline, i biglietti, certe volte anche le cose dell'hotel, se l'hotel mi è particolarmente piaciuto, insomma dentro c'è proprio tutto quanto, considerazioni, qualche bigliettino che magari ci siamo scambiati con i colleghi, c'è il menù dei ristoranti, se abbiamo organizzato delle cene particolari, insomma c'è dentro tutto, è proprio una cosa che mi ricorda il viaggio, mi ricorda il luogo dove sono stato e le emozioni che sono poi insieme a quel viaggio, perché tutto il tutto di queste cose è poi unire non soltanto la documentazione fisica, ma anche l'emozione che poi quel luogo stesso ti ha portato. Senti, ma diciamo, è nata in Olanda questa passione a causa di coffee shop o diciamo, no. Così? No, allora in Olanda in realtà nel lontano 2000 loro facevano già tante di queste cose. Due canne. Purtroppo no. Loro facevano già tante di queste cose, quindi c'era già tanto materiale, anche come album, i portarullini, le decorazioni, i nastri, c'erano già tantissime cose. E quindi era più facile poi farsi prendere un po' la mano. Adesso si trova tutto dappertutto, i negozi sono tantissimi, ma all'epoca, parliamo di più di 20 anni fa, in Italia non erano così diffuse, bisognava andarsene proprio a cercare col lanternino le cose. E poi, quando comincia ad entrare un po' nel mestiere, le cose vengono da sé. Tra l'altro, adesso con internet, YouTube, i tutorial, si può trovare un po' tutto dappertutto. Bene. Bene, questa è la tua esperienza, grazie. Io sottolineerei il fatto che aprire questo diario di viaggio significa non solo ricordare, ma anche recuperare le emozioni che del viaggio stesso, vero? Molto assolutamente. Più che così guardare semplicemente delle fotografie, no? Sì, io ricordo mio papà, che aveva anche lui la passione della fotografia, lui era molto più bravo di me, aveva tutta una quantità di diapositive, perché ai suoi tempi le diapositive andavano molto. Ma vedersi una serie di diapositive, di 200 diapositive, una dietro l'altra al muro, non è che produca tante emozioni, a meno che chi le presenti non sia veramente bravo da riuscire a coinvolgerti comunque in una storia. Fare un album, invece, un album di questo genere, è esso stesso la storia. Se lo organizzi bene, racconti comunque una storia nel momento in cui l'album lo stai facendo, perché ci sono comunque spazi per scrivere, spazi per raccontare quello che stai facendo, se ti piace. Io non scrivo moltissimo, faccio più delle didascalie, però comunque sia è esso stesso una storia che inizia da un punto e finisce in un altro. E l'album, il mio primo album dell'Olanda, aveva una parte dedicata alla casa, una parte dedicata alle persone, una parte dedicata alle varie città che ho visitato, e quindi dà un'idea globale di quell'anno che ho passato lì e della vita che ho vissuto.
Lo puoi mostrare ancora un secondo? Perché c'è Certo. ancora qualcuno che è entrato recentemente, magari non ha visto bene. L'album molto, come dire, fai da te, ecco, c'era, Sì, si questo è il apriva con tuo tutte le primo album. cartine. Sì, il mio primissimo album, La casa dove abitavo. Poi aspettate. Qui è la città, la città l'avevo presa nelle varie stagioni perché aveva dei colori molto diversi, in autunno, in primavera e così via. Poi, qualche cosa di interessante. Le E quindi. persone. Una cena che avevamo fatto insieme ai colleghi con cui lavoravo e quindi mi ero segnata anche il nome di tutte le persone perché altrimenti io da qui a 20 anni me le sarei assolutamente dimenticate. Se non me le vado a vedere e non associo il volto della persona al nome, domani non me le ricordo più. E così via. Le cartoline dei musei, il museo con tutte le... No, no, ho lasciato. Cosa hai lasciato? Ho lasciato il video un attimo. Ecco qua. No, no, c'è. Sì, Ti voi vedo. vedete me, ma io non vedevo più voi. Sì. Le cartoline con tutte le cose dei musei e così via. Ma questo era molto, molto, molto grezzo perché era una roba che ai tempi non sapevo minimamente come fare, come organizzare. Certo. E quindi c'è stata una evoluzione, una Evoluzione. ricerca, certo. Bene, grazie, Assolutamente sì. molto, molto interessante. Senti, se stai con noi possiamo poi Sto con voi continuare per il un po', sì. discorso. Sì, poi quando devi andare ovviamente poi ci salutiamo. E Chiara, allora, Chiara, cosa facciamo? Condividiamo lo schermo Se vuoi, cioè, ricondivido le stesse foto che ti ho mandato e Sì, racconto. benissimo. Allora, aspetta che Chiara, dunque, ti do. Dovrei darti la possibilità di condividere lo schermo, quindi eccolo qua, dovresti. Vediamo se riesco. Allora, condivido lo schermo intero, vediamo se dovreste. Allora, volevo partire. Scusate, ho un delirio. Vedete? Si vede? Sì, si vede molto bene, si Ok. vede bene. Allora, come diceva Valeria, lo scrapbooking non è nient'altro che l'arte di preservare il ricordo. Quindi lei è partita davvero dall'idea di voler imprimere sulla carta il viaggio fatto e ha creato degli album, no, che potessero rimanere nel corso del tempo in modo creativo. Quindi sono degli arti, dei ricordi preservati in maniera estremamente creativa. Io sono partita con un approccio un po' diverso allo scrapbooking e poi tutto il mondo che ci sta dietro, perché come diceva Adalberto, in realtà con il termine scrapbooking c'è davvero dietro un mondo, è un Eh già. calderone in cui ricade di tutto. Io per esempio sono partita dalle card. Dalla creazione di card per il mio fidanzato, attuale compagno, ormai più di 10 anni fa, e nel fare i biglietti in cui magari inserivo delle foto per celebrare un particolare momento dell'anno, vuoi il compleanno, vuoi Natale o qualsiasi altra ricorrenza un po' particolare, mi ritrovavo appunto a pastrugnare sulle foto e a mettere delle frasi o comunque delle emozioni che potessero rimanere e ricordare dei momenti. E niente, da lì adesso il mio compagno è estremamente geloso dei lavori che ho fatto per lui e non vuole che ve li mostro, ma vi mostro quelli che ho fatto insieme a mia sorella. E quindi niente, questo per esempio è un album che ho creato per mia sorella quando è partita per Londra, ormai un paio di anni fa, e per starle vicino ho messo insieme un po' di quei viaggi, di quei momenti che abbiamo vissuto assieme, proprio sotto forma di album. E vedete, ci si può davvero sbizzarrire, cioè si parte dalla foto che viene decorata e magari un piccolo testo. Quindi Ecco, vedo che tu attribuisci molta importanza alla decorazione, che tra l'altro è molto bella. sì, perché appunto è lì il mondo nel quale poi uno si perde
nell'abbellire, nel creare una sorta di contesto artistico per dare enfasi alla foto stessa. Sì, io lavoro tanto, mi piace manipolare i diversi tipi di materiali, dagli acrilici, dal gesso, l'uso degli stencil con il gesso, i nastri, le carte. È un mondo, è davvero un mondo. Poi tra l'altro qui sullo sfondo si vede anche per esempio una carta, ecco, quindi c'è davvero di tutto. Quindi questa è una delle modalità, vediamo qua, ce n'è ancora qualcun'altra, per cui sono, diciamo, questo era proprio dedicato a mia sorella. Poi in realtà ci sono altri modi per preservare i ricordi, o meglio, che ho conosciuto e ho sperimentato. Adesso questo, spero che compaia, per esempio è un layout nel formato canonico 30x30. Eccolo qua, è sempre, anche qui si parte dalla foto, quindi dal fatto di voler preservare un determinato momento in cui quindi si dà enfasi alla foto, viene scritto un messaggio e poi adesso qui da qualche parte ci sarà indicata la data, ecco, forse adesso non me la ricordo dove l'ho messa. Questa per esempio è per una mia amica, questo è un altro modo di voler raccontare un momento, di volerlo imprimere. Poi vediamo, sempre su questa lunghezza d'onda ne ho altri, vediamo se si aprono. Eccolo, quello che mostrava prima, sempre prima nella presentazione, anche questi sono, ecco qua per esempio, ecco, si vede la data, quindi il fatto di voler ricordare, preservare un momento nello specifico e di farlo in maniera un po' carina, un po' fuori dagli schemi. Questo è per quanto riguarda proprio la forma più espressiva, ecco, che mi viene in mente e più creativa, più pastrugnosa, ecco, a cui sono arrivata. Poi in realtà ci sono anche delle forme un pochino più sobrie, se vogliamo chiamarle così. Però qui non li vedo. Scusate, ho un delirio gigantesco sul desktop, ancora è aperto dall'altro giorno. Allora, vediamo se riesco a recuperarlo direttamente dalla mail che ho mandato ad Alberto. Bene, intanto abbiamo visto diverse tipologie, quindi e possiamo anche dire che questi diari si avvicinano molto a delle espressioni artistiche, indipendentemente dal fatto che poi ci siano delle competenze reali, magari di disegno o composizione. Vedo che tra voi due ci sono degli stili, delle modalità un po' diverse, no? Con le quali operate, però i risultati sono molto interessanti in entrambi i casi, proprio perché si usano molti strumenti diversi, molte tecniche diverse, e quindi si mescolano proprio le forme di comunicazione. Però sì, io chiamerei comunicazione. Sì, sì, no, dimmi. Per esempio, adesso Chiara sta facendo vedere questi quaderni bellissimi che io non sarei mai in grado di fare, perché appunto, come ho detto, non sono minimamente un artista. Però per esempio mi sono lanciata a fare bomboniere, ho fatto le bomboniere del mio matrimonio, ho fatto le bomboniere della comunione di mio figlio, sto facendo quelle della cresima. Alla fine uno ci mette un pochettino quello che sa fare con gli strumenti che ha a sua disposizione. Perché poi inizi con un diario di viaggio, ma poi ti allarghi e scopri che le applicazioni sono veramente una quantità. Sì, e si mescolano le tecniche sia sì, manuali con quelle digitali, tra l'altro. Assolutamente sì. Adesso scusate, ma davvero, ecco, per esempio questa è un'altra foto che mi piacerebbe anche girare in maniera, sì, da vederla dritta. Questa per esempio è una delle forme più semplici a cui mi sto dedicando ultimamente. Aspettate che ne apro un'altra,
perché comunque serve tempo per potersi dedicare a dei lavori come quelli che ho mostrato prima e il tempo è sempre meno. Ecco, per adesso andiamo in ordine. Qui ancora quando avevo un po' di tempo per pastrugnare mi dedicavo a quello che era l'Art Journal. Adesso non so perché sia sgranata questa immagine. Sì. Eccola, forse si è bello, messa sì, adesso. Sì, molto bello. Questi sono proprio dei Moleskine, quelli con la carta spessa, con le pagine da 200 grammi. E qui ancora una volta una frase particolare che ti colpisce. La scrivi e la trasformi in colori, in materiali che si sovrappongono e sono un modo un po' anche per scaricare la tensione. Anche qui, è molto bello, sempre... ascolta, 200 grammi perché ovviamente qui c'è dell'acquarello, no? Con l'acqua. Sì, perché sì, la base è addirittura prima è spennellata con l'acrilico. Con l'acrilico prima, sì. Sì, per renderla gessosa, poi sopra sì. c'è l'acquarello e poi qua era uno stencil che è andato a mano, cioè nel senso che non teneva più, non ha... talmente usurato che non sono riuscita a far risaltare l'effetto che volevo e poi sopra applicazioni di vari pezzi di carta, forse si vede meglio in questo. Quindi per chi volesse realizzare dei prodotti di questo genere, tu consigli prima di impiegare dei colori in acrilico, così si induriscono, solidificano sì, anche sì. la pagina e poi successivamente gli acquarelli. Sì, esatto, perché e poi le scritte non alla riesco a fine. Girarla, è pazzesco, non si gira dal lato che voglio io. E le Ecco. scritte alla fine? Ecco, no, le scritte in questo caso sono pezzetti di carta incollati, no? Sì. Altrimenti se scrivi saranno le ultime cose che prima i Sì, disegni e poi. esatto. Sopra c'è Sì. cioè, No, è bene sopra anche proprio qui ricordare si queste vede. cose semplici perché magari poi qualcuno non ha mai Sì. provato, non ha idea di come si faccia. Sì, allora qui io sempre sull'Art Journal davo una mano di acrilico bianco per proprio indurire la pagina. Poi sopra si può lavorare andando prima ad incollare quello che è il background. Qui sotto non so se vedete, si vedono delle striscioline di Sì. giornale sotto incollate. Poi sopra ho lavorato con gli acquerelli. Poi anche lì è un mondo. Esistono anche qua ho usato i gelé. Sono tipo dei pastelli a cera, ma che reagiscono, cioè si sciolgono con l'acqua, quindi andandoli a strofinare sul piano e poi lavorandoli con un pennello bagnato d'acqua, si stemperano un po' come se fosse appunto un acquerello. E poi sopra, ancora una volta con lo stencil e con il gesso, ho creato l'effetto quello à pois, che si vede in bianco in sottofondo, e poi sopra ancora ho incollato dei fiori appunto colorati disegnati su dei pezzi di giornale, del cartoncino, ancora una volta lavorato con gesso o comunque modellato sempre a partire da una base cartacea. E poi sì, alla fine il tratto penna con un pennarello a punta fine, i dettagli e le parole in questo caso. Qui le ho E le aggiunte parole. ad incollare, appiccicare proprio i pezzettini di carta con le parole, però di solito sì, il testo è l'ultimissima cosa, l'ultimissimo pezzo che si va ad aggiungere, e quello terminale. E niente, quindi questo era quando ancora avevo tempo. Invece, ora che il tempo è sempre meno, a volte sto ascoltando magari una riunione in cui non devo prendere Ecco. appunti, non devo fare niente per il quale devo scrivere o fare qualcosa, c'è il doodling, proprio l'arte
di scarabocchiare, di mettere sulla carta forme diverse, e poi a volte invece mi trovo proprio a fare, a prendere magari spunto. Io ho un libro che si chiama I colori dei fiori, dove ci sono appunto riportati tutti i fiori, i fiori divisi proprio per colore. Magari ce l'ho sempre a portata di mano là in sala, disegno, mentre, ecco, vedete qua sotto si vedono le idee che mi vengono in mente magari per creare una lezione o altro. Quindi questo è proprio il mio diario di bordo di scuola, quello su cui annoto le idee, oppure dei pensieri che mi vengono in mente durante una lezione, a fine di una lezione, prima di una lezione, proprio per imprimerli. E qui in mezzo ci va la decorazione spontanea. Quindi, questo diciamo che è molto più semplice, perché più che matita e un tratto penna non richiede altro. Certo, certo. Ma è simpatico il fatto che ci proponi questi lavori anche in contesti che non sono, diciamo, in real time, quindi durante un'osservazione così, ma proprio come attività che ti estranea un po', magari anche da una riunione in cui si ripetono cose magari non utili, eccetera, l'attenzione diventa fluttuante, non è necessario stare proprio completamente attenti, e allora ecco che questo è un bel modo per ricordare, anche rendere più simpatica la partecipazione appunto a un evento magari di lavoro, così tirando fuori i problemi. Sì, certo, adesso che siamo a distanza, perché... No, io lo farei anche in presenza, perché se ti copri un po', no? Sai come si faceva una volta? Nessuno, no, allora diciamo che in presenza... Anzi, sembra che tu prenda un sacco di appunti. No, in presenza sempre mi è capitato di avere il foglio, magari, oppure il quaderno su cui prendere gli appunti, e poi a bordo pagina iniziare a scarabocchiare e a fare disegnetti, quello sì. Però è un modo, forse perché appunto, come mi descrivevo, non riesco a stare ferma, cioè chiedermi di stare seduta ad ascoltare una persona senza nel frattempo tenere le mani ferme, non ce la faccio. Cioè io con le braccia conserte non so stare, devo sempre muovermi, devo sempre gesticolare. Infatti i miei studenti me lo dicono sempre: prof, ma sempre agitata. No, non sono agitata, è che tendo sempre a utilizzare tutto il corpo, no, per esprimermi. Quindi quando durante le riunioni c'è comunque la richiesta di avere un certo grado di attenzione, io piuttosto che stare ferma rimano la penna e o prendo punti o appunto pastrocchio sull'angolino della pagina. Adesso che siamo a distanza a maggior ragione, perché diventa un pochino più libero, no? Il fatto comunque di non avere nessuno che lì che ti guarda, che poi magari ti dirà. Certo, certo, certo. Molto giusto. Allora, terminerei la condivisione a questo punto. Ritorniamo in sessione. Ok, termini tu. No, devo fare, mi ricordo. Sì, sì, faccio io anche. Eccolo qua, interrompi, benissimo. Interrompi la condivisione. E... bene, quindi possiamo farci una chiacchierata su questo, poi vi mostrerò alcune schede da un punto di vista didattico e pedagogico, ma adesso io direi di fare un breve riassunto, no? Quindi, allora, ricapitolando, noi non abbiamo bisogno di particolari capacità artistiche, bisogna avere, diciamo, una certa creatività, questo sì, no? Però creatività non significa necessariamente competenza artistica, significa avere delle idee. Questo è il primo punto, direi, no? Importante. Poi una seconda cosa che è emersa è che questi carnet de voyage, scrapbook, eccetera, mescolano fra di loro diverse tecniche, veramente tutte le tecniche possibili e immaginabili, da manuali digitali, stoffa, carta, penne, colori, qualsiasi cosa, colla, forbici, richiamano un po' le tecniche Dada degli anni 20,
questi avevano inventato il collage, no? Richiama un po' una cosa del genere, però hanno uno sfondo molto narrativo. Quindi in realtà basta semplicemente, tra virgolette, collegarsi con le proprie emozioni, con i propri sentimenti, ricordi e poi costruire. Poi un terzo elemento è di raccogliere, mi sembra di aver capito, quindi raccogliere tutto. Biglietti, menu, non lo so, oggetti, perché, e questo è anche un quarto elemento, questi diari possono essere anche solidi e voluminosi. Quindi non necessariamente delle pagine che si aprono piatte, no? Ma l'abbiamo visto, per esempio, prima era Valeria, ci ha fatto vedere quello molto grosso, no? Che sta elaborando. E naturalmente questo ingombro, eccetera. Poi non so se ho dimenticato qualcosa, l'ultimo punto rimane quello del tempo. Ecco, perché ci vuole tempo. Allora, Valeria e Chiara, quanto tempo ci vuole e come organizzarlo il tempo? Tempo, per quello che mi riguarda, tantissimo. È proprio un lavoro che tra l'altro è sempre in progress, praticamente non finisce mai, perché una volta che finisce una cosa, te ne inizia un'altra. Per fare questo albumino, cioè l'albumino in sé, ci sono volute un paio d'ore, Lo non di puoi più. riaprire? Sì. Sì, ma questo è ancora da finire in realtà, scusa. Sì, no, quello è Niente, il perché queste modello sono sul quale soltanto le poi paginette, ma costruire. tutte le paginette andranno decorate. Più o meno come ha fatto vedere anche Chiara, anche se io faccio delle cose molto più semplici perché non ho tutta quella vena artistica. Però se per fare la struttura ci sono volute 2 ore, poi per fare ogni singola pagina ce ne vorrà almeno un'altra ora, devi selezionare i materiali, devi metterci dentro, devi pensare. E poi è anche una questione di spazio, perché io non ho una stanza dove mettere tutto, quindi ogni volta è un tutt'uno, tira fuori, sistema, fai, rimetti dentro tutto quanto. Quindi Vedo che Chiara ride, si vede che perché condivide quello che dici. probabilmente anche lei ha lo stesso problema. No, guardi, Sì. allora, in realtà, allora, adesso qui che convivo con il mio compagno, io sono riuscita ad avere la scrivania 1 mese fa, perché prima lavoravo in cucina e Anch'io in soggiorno. tutto il materiale è a casa dei miei genitori. Invece i miei genitori, in solaio, mio papà mi ha messo una scrivania, un tavolo abbastanza, anzi 2 scrivanie, perché sono una di fronte all'altra. Ho la cassettiera, cioè l'armadio del solaio dove sono accumulate le cose, un'anta ci sono dentro le mie cose, no, assolutamente. Lì avevo uno spazio, qua no, infatti non riesco più a fare, cioè se voglio fare qualcosa devo andare a casa dei miei genitori. E il Ecco, lo tempo? spazio è un problema, certo. Il Sì, tempo bisogna e trovare spazio, delle sì. soluzioni, magari delle scatole che si aprono e che facilmente Ci sono degli armadi bellissimi credi. in Sono commercio che bellissimi, sono. volevo Sì. dirlo anch'io. Ah, Ci che cosa, Anna? Sentiamo. sono gli armadi Gli bellissimi che armadi sono bellissimi. degli armadi. Sì, Io da che si Zipper lo aprono. amo, lo vorrei. È un armadio tipo la grandezza è quella del Pax dell'IKEA, tanto per avere una dimensione, che si apre e ha tutte le antine in cui si mettono i vari materiali. Però Quindi cioè, non questo. ha soltanto le antine, E ha proprio poi anche la. delle antine spessorate praticamente. Quindi tu lo apri Sì. e hai dei. Ti si apre una stanza praticamente. È il mio Ah, sogno, che non realizzerò vedo mai, che però. siete, che guardate proprio queste cose, siete alla ricerca di queste soluzioni. Sono Ma ti bellissime. compaiono. Ormai, cioè, sai come quando vai su internet e cerchi una qualsiasi cosa, poi per giorni Certo. tutto quello che è collegato a quel prodotto che Sì, tu hai cercato ti si infatti. ripropone. E ti vengono fuori, spuntano davvero come funghi. Quindi, anche se è una cosa che magari non cercavi, indirettamente ti esce. E poi cioè, ti appassioni e tutte le volte è come se aprissi una nuova finestra. Assolutamente sì. Infatti, ad un certo punto bisogna anche darsi uno stop, perché Esatto. altrimenti, a parte che Certo, ci perché lasci lo stipendio dentro. è Sì, appassionante. sì, Cioè, sì. ecco, parliamo di costi. Avevi parlato di stipendi, quindi costi, perché diciamo è materiale anche di recupero, quindi non dovrebbe avere dei costi esorbitanti. In cosa consistono i costi? Allora, c'è dei materiali, innanzitutto si potrebbe fare anche senza avere niente di più di una cartoleria di base, lì dipende un pochettino anche dalle cose che puoi fare. Nastri, carta, puoi usare tutto riciclato, sono tantissime persone che fanno delle cose bellissime con il cartone riciclato, i colori semplicemente,
Oppure ci sono anche le carte già patterned come queste, quelle che ho usato nell'albumino. L'albumino usato per fare questo è piccolino e sono 10 carte, credo, e si costava intorno ai 7 euro. Però se cominci a accumulare cose, i costi possono essere anche notevoli. Bisogna darsi un budget e darsi una regolata. Poi ci sono tutti i macchinari fatti apposta per tagliare le forme. Puoi decidere di usarli, puoi decidere di non usarli, sono degli investimenti che poi ti rimangono, dipende anche da quante lavori fai. Il mio albumino di ricordi dell'Olanda è stato fatto con niente, con una stampante e degli adesivi, niente di più. Quindi si può partire, diciamo, con del materiale base, no? E poi sì, a mano che il soggetto, diciamo, entra in questa dimensione, si appassiona, può poi cercare via via. Quindi non c'è bisogno di un'attrezzatura di partenza. Inizialmente sì, anche con i bottoni di riciclo, le stoffe, certo, pezzi di stoffa. Tutto quello che trovi in giro. Sì, sì, assolutamente. Ecco, io per esempio, la prima Valeria diceva che ci sono delle macchine. Adesso, prima c'era la Big Shot. Io mi sono sempre... La Big Shot è una sorta di pressa dove ci sono delle fustelle che servono per pretagliare, quindi in serie, determinate forme. Vuoi la forma della cornice, vuoi la forma di una foglia, di un fiore, di una stella. Al posto di tagliarla tu a mano con la forbice, hai la fustella, passandola all'interno di questa pressa, ti taglia sempre con lo stesso rigore quella formina. Ecco, io per esempio a quello mi sono sempre opposta perché veniva un po' meno l'idea del fatto a mano, l'ho fatto io. Già. Io mi sono... Quindi adesso per esempio la Big Shot, questa pressa, ha lasciato il posto ai plotter. La silhouette. La silhouette, cioè la cameo. Anche quelle, no, se deve essere una cosa fatta da me, perché mi devo affidare a un macchinario? Cioè, se non devo farlo in serie, perché non ho bisogno di creare dei pezzi in stock, è un pezzo unico, perché devo avere bisogno di una macchina? Se lo posso fare io, lo posso tagliare io, lo posso disegnare io. Ecco, magari e io invece che non ho tutta questa vena artistica che ha Chiara, io invece ce l'ho la Big Shot, perché comunque mi facilita in certi disegnini che io non sarei assolutamente in grado di fare, e quindi mi facilita per fare non queste cose. Non è che cose, si può vedere questa attrezzatura, no? In questo momento ce l'ho smontata. E qui, questo è il pezzo, è il cuore, ecco, perché stavamo un po' rioliando, però... Come diceva, qui c'è una parte di plastica, in pratica, in cui tu fai passare un piatto. Questi sono i due rulli metallici con una manovella, fai girare i rulli, il piatto passa dentro e taglia la carta nelle forme che tu vuoi, cioè devi averle ovviamente Quindi, già prese prima. È quell'operazione, l'avete detto, che si chiama di fustellazione. Sì. Che realizzano le grosse stamperie quando, per esempio, producono quei libri a pop-up o quei libri particolari che hanno anche, per esempio, etichette, no, per prodotti, quindi non necessariamente cose artistiche, ma devono essere fustellate, quindi seguire determinate linee. No? Sì, adesso non ce l'ho sotto mano le fustelle, però... Sì, certo. Che è per esempio, difficile, richiede una certa precisione. Questi cuoricini qua sono stati fatti fustellando della carta. Certo, quindi abbiamo anche modalità differenti anche in questo caso, quindi diciamo, usare o non usare questi prodotti, questi strumenti, poi dipende un po' così da quello che si vuole ottenere. E l'importante è che tutto questo abbia un senso da un punto di vista non solo della persona che lo crea, ma ha un senso anche in chi osserva, in chi guarda, perché ecco, noi affronteremo anche un tema tra, credo, un paio di webinar, che è appunto il tema del racconto attraverso le immagini, no? Però possiamo già dire che un'immagine fotografica, diciamo così, non racconta per se stessa, mostra qualcosa, no? Però un'immagine, un elemento, un bottone non racconta niente, è un bottone. Quindi è chi lo vede che magari può costruire una storia, se vogliamo, però se noi
Uniamo un'immagine a un bottone, a un pezzo di stoffa, a un biglietto, ecco che ci sono degli elementi che tendono a costruire una storia. Quindi, che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che lo scrapbooking, i carnet de voyage, i diari di viaggio, insomma, hanno 50.000 nomi, ma questo tipo di oggetto è un oggetto narrativo e non è narrativo solo per chi lo costruisce, ma è narrativo anche per chi lo osserva, anche se non è stato nei coffee shop di Amsterdam come Valeria, in quella volta lì diciamo, a partecipare al suo viaggio, no? Ma riceverà magari delle altre emozioni, creerà un altro tipo di costruzione, ma sicuramente c'è una storia. E c'è una storia che non è rappresentata in modo tradizionale. Per questo è molto importante anche ai fini del nostro ambiente, perché è veramente anche uno strumento di divulgazione. E lo è perché, poi lo vedremo anche questo anzi lo vedremo già da lunedì prossimo, no, non lunedì prossimo che è Pasquetta, ma quello successivo, non esiste una storia senza sentimenti. E questi diari di viaggio sono un collettore di sentimenti e quindi sono proprio, diciamo, la base, le fondamenta per la costruzione di una storia. Quindi sono molto, veramente molto utili. Io a questo punto farei così, io vi inviterei, no, Chiara e Valera, però voi so che non avete tempo, ma vediamo con calma o quando volete, o se non ce la fate non importa. Però di raccogliere qualche suggerimento, tenendo conto di parlare a qualcuno, quindi ai 150 cittadini di Gotham, tenendo conto che non si sappia niente, ecco, si sia sentito parlare per la prima volta oggi di questi diari di viaggio, qualche suggerimento, materiali da acquistare, come procedere, qualche notizia utile per cominciare, ecco. E qualche riferimento magari per i più esperti, per esempio se Valeria ci dà un'indicazione, un link su Amazon per, non so, eventualmente acquistare questa macchinetta, perché può darsi che fra i nostri concittadini ci siano, alcuni che magari realizzano manualmente questi diari di viaggio, hanno provato, vorrebbero passare magari a un livello successivo. Ve lo chiedo, ma così veramente senza impegno, perché capisco che i tempi sono duri, quindi è difficile veramente trovare il tempo. Poi Gotham è impegnativo, avremo tante cose da fare, quindi veramente non voglio sentirmi responsabile di infarti e crisi familiari, separazioni, divorzi, eccetera. Anche se Joker sarebbe Che contento. adesso per la scuola io davvero è una lotta. Non so Valeria, ma io sono con la scuola attaccata al computer dalle 8 di Io, no, io non sono un mattino. insegnante, faccio tutt'altro nella vita, però c'ho mio figlio che è attaccato al computer. Sì. Vabbè, per me penso di riuscire a trovare il tempo per fare qualche cosa, ma come te lo mandiamo? Come, con una mail, un Io PowerPoint? no, penso che basta anche un semplice testo, così lo Messaggio? potete Sì, inserire nei messaggi. Poi, casomai, pensiamo magari a creare una scheda da allegare nella va bene. sezione, nella Batcaverna, dove ci sono anche, no, c'è una sezione dove ci sono le schede già sulla biodiversità, sostenibilità urbana. Potremmo poi, ma quello magari poi ci pensiamo Va noi, bene. diciamo, non c'è problema, ecco. Come preferite. Vedo che Nicola Vicini dice che non è d'accordo con Alberto, che sarei io, che un'immagine fotografica non racconta, ne discuteremo perché un'immagine non racconta, Nicola, non racconta proprio. Ma lo vedremo, ve lo dimostrerò questo, ne parleremo e struttureremo dei lavori proprio attorno al concetto di immagine fotografica e di come realizzare come si chiama, dei racconti proprio, cioè, però diciamo non è argomento di questa sessione. Io chiuderei mostrandovi alcune considerazioni e
alcuni lavori, quindi condivido lo schermo. Ecco, allora intanto qui per chi è entrato tardi, questo è il premio per le nostre Chiara e Valeria, che è uno stencil, un oggetto che consente di disegnare e scrivere appunto sui diari di viaggio, che consigliamo poi a tutti quelli che vogliono intraprendere questa attività anche di procurarsi. Abbiamo premiato, riceveranno anche uno stencil, anche Cristina Lamagna per un motivo che per il momento rimane segreto ed Enrico Giudice invece per il suo completo discorso sui pipistrelli che è veramente molto appassionante. Allora ricordatevi di mandare i vostri indirizzi con i codici postali e un telefono nel caso in cui Amazon abbia bisogno di contattarvi appunto telefonicamente, cioè un indirizzo dove sia ricevibile, ecco, il pacco, no? Può essere di lavoro, di casa, non lo so, quello che preferite voi. Vediamo invece alcune applicazioni. Qui siamo in un istituto secondario, i ragazzi stanno creando dei diari di viaggio. Purtroppo, per una questione tecnica abbiamo perso tutta la documentazione fotografica e filmica di diari di viaggio che sono stati preparati dagli studenti in occasione degli esami di Stato e sono anni, tanti anni di attività così purtroppo di cui non abbiamo più la documentazione. Abbiamo però i diari a scuola, ma in questo periodo recarsi per fotografarli, eccetera, è complicato. Però, che cosa sono? Sono dei diari di viaggio metaforici, cioè facciamo un viaggio all'interno, in questo caso, della letteratura. Io insegno appunto letteratura nelle scuole secondarie e superiori e una delle attività che svolgo appunto con i miei studenti è di creare questi diari di viaggio che sono esattamente come quelli che sono stati presentati oggi da Chiara e Valeria, nel senso che magari c'è chi più è incline a dipingere, a disegnare perché ha competenze artistiche, chi meno, e quindi abbiamo i due filoni, diciamo così, però non si tratta di rappresentazioni concrete, si tratta di viaggiare attraverso, non lo so, viaggio attraverso la natura e quindi si prenderanno dei testi letterari che parlano della natura che sono stati affrontati durante l'anno scolastico e si rappresentano con oggetti, si rappresentano in varie modalità che possono essere miste, digitali e manuali. Noi partiamo sempre dal manuale, ovviamente, poi possono essere utilizzati anche. Oppure questo, per esempio, è un webtoon che è una specie di, vedete, viaggio introspettivo, quindi ci sono molte citazioni di autori che vengono raccolte secondo diciamo, i sentimenti dei ragazzi. Ecco, questo non ve lo posso mostrare purtroppo questo video perché vabbè, adesso è troppo complicato, ma poi casomai lo inseriremo in Gotham. È un video che mostra appunto uno di questi diari in parte disegnato e in parte no. E questo anche, vediamo, no, questo l'abbiamo già inserito all'interno di Gotham, quindi in sostanza questa è la sintesi di questi lavori che proponiamo appunto a scuola, cioè l'apprendimento come metafora del viaggio. Una cosa volevo dire sull'ambiente di Gotham e quindi l'importanza di nuovo di questi diari. Abbiamo inserito un diario molto semplice, che non è altro che un diario di testo fatto di poche righe, che ricorda solo quello che è stato fatto di volta in volta. Quindi non ha niente a che fare con gli scrapbook o i carnet de voyage. Però quello che è importante comprendere è che nel momento in cui si affronta un percorso di apprendimento, qualsiasi tipo di percorso di apprendimento, di qualsiasi natura e a qualsiasi livello di età, questo percorso è un viaggio. È un viaggio perché? Perché ha un punto di partenza e, diciamo, fondamentalmente dovrebbe avere anche un punto d'arrivo.
non è indispensabile che ci sia un punto d'arrivo. Da un punto di vista dell'insegnante, il punto d'arrivo consiste nella programmazione dell'obiettivo, no, da raggiungere, però potrebbe anche non esserci un punto d'arrivo, ma sicuramente c'è un punto di partenza. Quindi si parte da qualche cosa e si intraprende questo percorso. Dal momento in cui si parte da qualche cosa, noi abbiamo una localizzazione geografica, abbiamo una geografia. Che poi questa geografia sia concreta. Partiamo non so, dall'ingresso A del Parco Nord e ci dirigiamo verso non so, la collina posta a est, e quindi è chiaramente un luogo geografico, oppure che si sviluppi una discussione, delle riflessioni, e quindi resti tutto a livello simbolico, abbiamo comunque un percorso. E nel momento in cui abbiamo un percorso, noi abbiamo due cose. Abbiamo un viaggio e abbiamo una storia. Perché abbiamo una storia? Perché il viaggio è evidente, ma perché abbiamo una storia? Abbiamo una storia perché il viaggio, per definizione, implica dei mutamenti. Che tipo di mutamenti? Beh, intanto un mutamento geografico, che può essere, come dicevo prima, concreto oppure metafisico, se vogliamo. Ma un mutamento c'è perché noi non stiamo più in un determinato luogo, non pensiamo più a una determinata cosa, ma ci siamo agganciati e ne pensiamo un'altra. Non stiamo più leggendo un determinato testo, non stiamo più osservando un determinato ambiente, ma qualcosa d'altro. L'azione di spostarsi sul piano intellettuale o sul piano fisico determina già di per sé un mutamento. E quindi il mutamento è cambiamento, e cambiamento significa giustificare il cambiamento, parlare del cambiamento, mostrare il cambiamento, comprendere il cambiamento, cioè significa strutturare un apparato che ci consenta di comprendere questo cambiamento. E sto parlando solo della cosa più elementare, cioè uno spostamento di tipo geografico, appunto nel modo in cui l'abbiamo inteso prima, cioè molto ampio. Per non parlare di tutto il resto, perché se il diario di viaggio è legato a ricordi e sentimenti, beh, lì abbiamo poi il fondamento di una storia, perché è questo che può emozionare non solo le persone che hanno costruito il loro percorso, ma anche le persone, come abbiamo detto prima, che lo osservano, cioè che hanno in mano questo diario e lo sfogliano, oppure che guardano le fotografie. Perché? Perché questi diari sono un'opera unica, è irriproducibile. Non è possibile creare due copie dello stesso diario, a meno che noi non concepiamo un diario esclusivamente digitale. Allora ne possiamo poi stampare tutte le copie che vogliamo, ma e qui poi non so se avremo il tempo di affrontare questi discorsi, però c'è un legame diretto tra astrazione ed esperienza concreta che noi non possiamo scindere. Quindi non so se i nostri concittadini condividono, ma io sono proprio per dare l'indicazione precisa di unire questi aspetti, cioè l'aspetto materiale concreto all'aspetto poi anche digitale, automatico, meccanico all'interno di un diario. Quindi di non lasciare mai da parte il lavoro proprio con le mani. Perché è questo che rende il contatto poi diretto con la realtà, ma è precisamente questo che rende il diario unico. L'unicità del diario avvicina il diario a un'opera d'arte. Non è la bellezza, diciamo, intrinseca, artistica, la capacità, la composizione che avvicina il diario all'opera d'arte, ma l'unicità. Il fatto che noi abbiamo un'opera e se tu vuoi vedere quell'opera devi recarti a casa di chi l'ha creato o in un museo o in un'esposizione.
Questo anche, vabbè, aprirebbe poi tutto un discorso, ma insomma lo lasciamo per il momento così. C'è un legame anche diretto tra i diari di viaggio e le mappe. Qui abbiamo, per esempio, una mappa che è allo stesso tempo una specie di diario di viaggio, sempre nel campo della letteratura, che è stata rappresentata in modo classico, quindi attraverso un'applicazione informatica che poi è Google Maps per la creazione di mappe. Quello della mappa è un altro capitolo che abbiamo aperto in Gotham e che si sta arricchendo di idee particolarmente interessanti che cercheremo poi di riunire, di sintetizzare È ovvio che c'è un legame diretto tra il viaggio e la mappa. Perché? Perché nel momento in cui abbiamo bisogno di una mappa è perché siamo in uno spazio molto ampio. Questo spazio nuovamente può essere uno spazio fisico, uno spazio mentale, può essere uno spazio sia fisico che mentale. Ecco, in questo caso è sia fisico che mentale perché riporta dei luoghi reali e concreti, ma attraverso una reinterpretazione, una sensibilità che è personale ed è astratta rispetto ai luoghi stessi. E poi voglio invece mostrare una tecnica, questo è quindi cambiando argomento e non parlando più dei contenuti o dell'utilità dei diari, apriamo un tema che si aggancia ai diari e che è quello della rappresentazione di uno sketch note, cioè di una specie di schizzo digitale oppure realizzato su carta, però in questo caso io vi voglio mostrare una semplice tecnica di schizzo a livello digitale, che vi può essere utile per coloro che magari non vogliono intraprendere un'attività di costruzione di veri diari, però sono interessati a una serie di applicazioni che consentono di uscire dallo schematismo di PowerPoint, Keynote, quindi gli strumenti classici di presentazione. Come si produce uno sketch note? Allora, intanto che cos'è uno sketch note? Uno sketch note è una cosa di questo genere. È un insieme di focalizzazioni grafiche testuali, in questo caso sono completamente digitali, mentre se fosse un diario di viaggio, vedete, queste scritte potrebbero essere incollate, potrebbero esserci degli elementi appiccicati, invece no, qui è realizzato da un punto di vista digitale. Questi sono due amici con i quali abbiamo fatto un lavoro insieme di ricerca negli Stati Uniti e abbiamo realizzato appunto delle rappresentazioni di questo genere. Come si realizza un oggetto di questo tipo? Allora, la tecnica più semplice è che voi prendete un'applicazione di disegno, un'applicazione preferibilmente organizzata per livelli, adesso ve la mostro, ma ve la mostro appunto molto rapidamente perché dobbiamo poi chiudere il nostro webinar. Partite dal foglio bianco, quindi avete un primo livello con un foglio bianco, poi avete un secondo livello, quindi anzi, diciamo su questo stesso livello, il primo livello, voi realizzate uno schizzo a matita. Lo schizzo a matita può essere molto impreciso. Per esempio, se voi dovete realizzare una forma più o meno rotonda, non pensate di realizzarla al primo colpo. La realizzate con una matita molto leggera, quindi qui stiamo parlando di pixel, quindi con una matita 0, qualche cosa in termini di
in termini di pixel, molto chiaro, un grigio chiaro, e continuate a disegnare un contorno fino a che tra tutte le linee che avete disegnato ci sarà qualcosa di buono. E lo stesso fate per qualsiasi altro elemento. Quindi lo schizzo non deve rappresentare subito qualche cosa, eh? Stiamo parlando di soggetti che non hanno nozione di disegno. Poi che cosa fate? Poi ripasserete. Allora, scusate, lo schizzo è qui, ma non si vedeva, ho sbagliato la successione. Quindi lo schizzo è qui, ma non si vede tanto perché è molto grigio, ma qui abbiamo questo schizzo all'interno del primo riquadro. Poi nel secondo livello, quindi aprendo un altro livello, voi ripassate invece con una china. E che cosa ripassate? Beh, ripassate solo quelle linee più convincenti, in modo che ci sia un'armonia. Poi aprite un altro livello per la colorazione e quindi lo tenete sullo sfondo, vedete che non esce dalla riga semplicemente perché sta sul fondo, quindi è un livello sottostante, e poi aggiungerete i vari elementi che possono essere dei testi, delle spiegazioni, eccetera. Questo piccolo video, che poi vi mostra realmente come si può procedere, sarà inserito all'interno di Gotham. Adesso, per chiudere, invece vediamo Alberto, proprio scusa, dal vivo, sì? Dimmi, dimmi, dimmi. chiedono quale applicazione puoi consigliare per... Sì, le consigliamo adesso. Eccolo qua. Vi consiglio tre applicazioni, vi faccio vedere tre risultati. Dunque, questo è un iPad, quindi stiamo inquadrando un iPad. Quali sono le tre applicazioni più una quarta, se volete prendere nota, che vi consiglio. Allora, Paper è un'applicazione per realizzare dei taccuini, eccezionale, ha vinto un premio di design qualche anno fa, primo premio internazionale di design, in effetti è straordinaria. Lato negativo è che c'è solo per iPad e iPhone, quindi solo per strumenti Apple. La Adobe ha creato tutta una serie di applicazioni per strumenti mobili che sono da scaricare tutte, perché sono una più interessante e bella dell'altra e sono tutte gratuite. Qualcuna al suo interno ha delle funzioni particolarmente avanzate a pagamento, come Frisco. Adobe Frisco è quella più interessante, è un'applicazione che permette di disegnare sia a livello vettoriale che a mappa di bit, quindi a livello bitmap. Non sto a spiegare cosa significhi questo, magari avremo modo di affrontare poi il discorso in seguito, però diciamo che è un'applicazione completa e molto interessante. OneNote è, a mio parere, la migliore applicazione per prendere appunti oggi sul mercato, gratuita, realizzata da Microsoft, multipiattaforma, funziona su tutti i dispositivi, e adesso vi mostro, e poi consente anche di ha un ampio ventaglio di possibilità di condivisione ed è veramente fantastica. E quindi stiamo parlando di tre applicazioni gratuite, questa è completamente gratuita, mentre Adobe Fresco e Paper hanno delle funzionalità aggiuntive particolarmente avanzate, eventualmente a pagamento. Tenete conto però che Paper costa 9 € all'anno. Come diciamo, quindi voglio dire, si possono sbloccare tranquillamente queste funzioni. C'è un'altra applicazione molto interessante, vi dico il nome, potete prendere nota, che si chiama SketchNote della Autodesk. SketchNote della Autodesk è molto valida ed è anch'essa un'applicazione multipiattaforma. Quindi va bene per qualsiasi strumento. Quindi, ricapitolando, Adobe Fresco e Paper funzionano solo su dispositivi mobili. Paper funziona solo su iPad, mentre Adobe Fresco c'è anche per dispositivi Android.
OneNote funziona su tutti i dispositivi mobili e computer di qualsiasi tipo e SketchNote dell'Autodesk ha anche multipiattaforma e funziona su tutti i dispositivi ed è gratuita. Rapidamente vediamo che cosa si può fare con Paper. Vedete, Paper permette di creare dei veri e propri taccuini. Questi sono i taccuini che io uso per alcune tipologie di lezione. Si possono modificare le pagine. Presenta una struttura di una cassettiera con i diversi strumenti, si scelgono i colori, è molto semplice, poi vedete, cioè, c'è poco da spiegare, voglio dire, quello che ci sarebbe da spiegare. Ma non è oggetto di questo incontro perché richiederebbe un po' di tempo. È, diciamo, metodologie di organizzazione dei taccuini, però è molto simpatico perché ci consente proprio di simulare molto, ecco, il diario di viaggio, ma resta chiaramente nell'ambito digitale, mi raccomando, stiamo parlando di questo. Quindi questo è Paper con i suoi taccuini. Poi vediamo, qui c'è OneNote. Ecco, la particolarità di OneNote è che se voi osservate, noi possiamo creare una pagina a livello minimo, si presenta in questo modo, ma la possiamo esplodere. Quindi vuol dire che, per esempio, se noi scrivessimo qui con le funzioni di disegno, e poi riduciamo, ecco che abbiamo un testo che è coerente con, a livello di grandezza, di ampiezza, è coerente con gli altri oggetti che abbiamo inserito nella pagina, ma sarebbe impossibile scrivere, adesso qui lo vedete voi anche ancora più grande, ma in realtà poi è più piccolo ancora, è complicatissimo, se non impossibile scrivere, per esempio, in modo così piccolo. E poi tenete conto, per esempio, che questo è un PDF e quindi la sua visualizzazione normale sarebbe questa più o meno. Ma capite che visualizzandoli in questo modo noi perdiamo di vista l'insieme che ci offre la pagina con tutti gli altri elementi, cosa che riducendola di ampiezza, ecco che noi abbiamo creato una composizione. Una composizione che, vabbè, in questo caso riguarda un tema che è la fotosintesi, ma notate che ci sono dei testi che sono stati incollati, altri che sono stati digitati attraverso la tastiera all'interno di OneNote, si può scrivere anche manualmente, si possono importare dei PDF ed esploderli facendoli. Cioè mostrandoli pagina per pagina, si possono annotare le immagini, si possono anche inserire delle registrazioni audio, per cui immaginate che voi siete per esempio all'interno di un parco e date come compito a tutti i vostri corsisti, studenti, eccetera, di raccogliere una documentazione, ecco che voi raccogliete la documentazione all'interno di una pagina, raccogliete tutta la documentazione, quindi poniamo quella che è fornita dall'insegnante, per esempio questa scheda, è quella che viene raccolta dai ragazzi attraverso fotografie sul campo, le loro stesse annotazioni e anche per esempio i rumori, i suoni della natura, perché se OneNote è all'interno di un dispositivo mobile, anche di un semplice cellulare, si possono raccogliere tutte queste annotazioni, quindi in tempo reale, ma anche parlare, quindi anche dire ecco qui siamo di fronte al ruscello, diciamo indicato nel settore A2, poniamo, e stiamo facendo questa operazione. Queste pagine possono tutte essere condivise attraverso il sistema di condivisione che abbiamo qua, possono essere tutte condivise, per esempio con la guida, con l'esperto, con l'insegnante,
E quindi l'insegnante può annotare direttamente queste pagine praticamente sui dispositivi stessi degli studenti, ma a un anno, diciamo, con un anno di pandemia e didattica a distanza, ormai queste sono cose che voi masticate benissimo. Questo però strumento di condivisione non c'è in alcune altre applicazioni che vi ho mostrato. Quindi OneNote si presenta come veramente un'applicazione molto interessante per la creazione di blocchi di appunti, che in realtà chiamiamo quaderni, sono blocchi di appunti, ogni blocco di appunti ha delle sezioni e le sezioni hanno al loro interno delle pagine. In questo blocco di appunti ci sono decine di sezioni, molti quaderni e centinaia di pagine. E tutto, diciamo, regge molto bene anche da un punto di vista della connettività. Poi abbiamo Adobe Fresco. Adobe Fresco che, per esempio, con i quali si possono fare cose di questo genere. Non ci sono immagini, le potete aggiungere. E interessante di Adobe Fresco è che abbiamo tre tipologie di pennelli. Una, due, e tre. Questi sono pennelli vettoriali. Usiamo il pennello vettoriale, quindi quello più in basso, usiamo il livello vettoriale per disegnare, per rappresentare qualche cosa. Mentre utilizziamo i pennelli degli altri due livelli, per esempio questo, per colorare, creare gli sfondi, eccetera. Vi voglio mostrare il funzionamento invece dei livelli. Ecco, qui sulla destra voi avete i diversi livelli che sono, come dire, come gli acetati lucidi di una volta che si mettevano uno sopra l'altro, e questi sono i livelli. Quindi se voi avete l'accortezza, per esempio, di mantenere sul livello più basso gli sfondi e sul livello più alto la scritta. Vi ricordate che mi sembra sia stata Chiara, no? Che diceva che la scrittura poi è l'ultima cosa, ecco, che si aggiunge a un diario di viaggio. Il procedimento è lo stesso, voi iniziate con il solito schizzo, per esempio questo azzurro, poi passate di livello, per esempio passiamo a questo livello e anziché l'azzurro, prendiamo del nero per disegnare, riprendere la linea, no? E quindi stabilire un contorno che una forma, diciamo così, che possa funzionare. Perché? Perché, come dicevo prima, abbiamo realizzato tanto schizzo, prima, poi ritorniamo al livello sottostante. E a livello sottostante, poi con la gomma, noi possiamo cancellare, vedete che si cancella in questo caso solo l'azzurro, cioè lo schizzo che abbiamo, che ci è servito da guida poi per il disegno successivo. Quindi, semplicemente operando sui diversi livelli, noi possiamo sovrapporre i vari elementi. E poi ricancellare quelli sottostanti e ricavare le linee essenziali di per effettuare questo tipo di lavori. Alberto, scusami, i vari Sì. livelli si possono accendere e spegnere? Oppure Sì, solo... certo, sì, è chiaro. Ok. Sì, certo. Vedi, nascondi livello. Ah, ok, perfetto. Perfetto. E quindi sono spariti in questo caso I tutti i colori, colori. sì. Sì, perché abbiamo utilizzato un livello per la colorazione. Sì. Beh, poi vedremo magari se darvi l'opportunità di seguire, non so, un piccolo seminario sull'utilizzo. Però intanto questi sono così. Primi elementi essenziali per aiutare chi di voi è meno esperto a orientarsi in questo campo.
Alberto? Sì. Io uso un altro programma che secondo me è abbastanza interessante, sempre per la grafica Sì. multilayer, Sì. che è open source, che è Inkscape, che ha Inkscape, lo delle conosco anche, funzionalità, buono, sì. sì. E io mi trovo anche molto bene, faccio anche editing fotografico base, però è Sì, molto interessante anche certo. per quello, quindi per unire anche delle mappe importate e pastrocchiarci sopra, ecco. Sì, poi si possono dare vari consigli, no? A me piacciono molto le applicazioni dell'Adobe perché è un sistema integrato, sono tutte gratuite, poi vi spiegherò alcune cose quando andremo avanti su queste. Sì, Procreate, per esempio, Procreate è un'ottima applicazione, ma lì andiamo, sì, molto bella, assolutamente simile a Fresco, anzi ha delle funzioni in più, per esempio Procreate ha le funzioni di strutturazione di una prospettiva, è particolarmente indicata per disegnatori però. Io trovo, per esempio, la uso Procreate quando magari faccio qualche fumetto. Allora, un'altra applicazione di questo tipo che uso molto è Clip Studio Paint, ma diciamo andiamo già su un livello più indicato per chi, ecco, è già più disegnatore, no? Già vuole operare a un livello di un certo tipo. Bene, io direi che, insomma, questo grosso modo è tutto per oggi. Quindi, se ci sono domande, osservazioni, altri cittadini e cittadine che hanno esperienza in questo campo vogliono dire qualcosa, quindi. Io posso consigliare un libro? Sì, molto bene. Un anno di poesia, Sì. che ogni giorno dal 1° gennaio fino al 31 dicembre è tutto illustrato. Ah, bello. Tra l'altro, sì, quindi a proposito, io non sono pratica per niente, non sono creativa, non sono. Mi piacciono i libri. Che tu non sia creativo ho i miei dubbi, perché una persona creativa normalmente non apprezza tanto la creatività, proprio non sa cosa sia. No, no, mi E piace. bisogna, no, bisogna provare. Bisogna, secondo me bisogna proprio entrare nell'ottica di pensare che oggi tutto è possibile, tutte le cose possono essere mescolate, seguendo un criterio di essenzialità, cioè non di confusione, no? Di chiarezza ed essenzialità, però davvero tutto può essere mescolato. E tieni conto che qualunque cosa voi facciate, alla fine ha un valore perché ci siete voi dentro l'oggetto che producete. E se ci siete realmente voi, c'è sempre qualche cosa di bello da osservare. Ma insomma, poi Allora, lo io quello vedremo che. anche tutto questo. No, io ti dico una cosa, Antonina, e lo dico a tutti: tutti gli suggerimenti che avete, inseriteli all'interno del forum specifico. Abbiamo questo forum appunto sui diari di viaggio, lì potete pubblicare tutti i vostri suggerimenti. Restano idee, eccetera, restano lì e vedrete che sarà un patrimonio incredibile perché magari a settembre, quindi non dico adesso, magari a settembre, ottobre, rientrerete in piattaforma per cercare delle idee, degli spunti, così, e ne troverete a bizzeffe. Perché l'apprendimento che stiamo sviluppando è proprio un apprendimento cooperativo, una comunità di pratica. Anzi, volevo vedere se c'era Ivan qua. C'è nessuno che si chiama Ivan? Però Massimo lo conosce Ivan, giusto, Max? Certo. Sì, ma di cognome come fa? Perché ci sono due Ivan, o Bonfanti. tre addirittura. Bonfanti, esatto. Devo dire a Ivan Bonfanti se vuole scrivere sul dizionario proprio il sé, che cosa significa comunità di pratica secondo lui, perché è importante questo. Scusa Antonina, ti avevo interrotto, poi se c'è ancora No, qualcun volevo altro poi dire che chiudiamo. Sì. avevo fatto l'esperienza, insomma, che ho fatto coniugando libri e natura, è stata lettura sotto gli alberi, un'esperienza. Ah.
Beh, di questo parliamone sempre nel luogo giusto, nel modo appropriato, assolutamente, certo. Comunque, grazie, è stato molto interessante. Io volevo far vedere una cosa, se possibile. Sì, certo, assolutamente. Questo Sì. è il lavoro di un laboratorio fatto con i bambini. Questo è il mio in realtà. Sì. Era una passeggiata in natura con un taccuino da dove annotare tutte le cose. Poi l'ho fatto anch'io insieme ai bambini. Fantastico. L'idea era quella di annotarci tutte le Alzalo un cose. po'. Oh, meglio. Ecco. Ah, sì, bellissimo. Molto bello. Raccogliere le Sì. foglie e poi Sì. completarlo in un secondo momento tutti insieme. Certo. L'ho fatto anch'io insieme a loro un po' per vedere le tempistiche, ma anche per essere un po' di ispirazione tra di noi, no? Usando Wow. varie tecniche, il frottage piuttosto che il disegno e poi aggiungendo le scritte all'ultimo momento, infatti sono poi fatte col pennarello. Ed è stato un lavoro molto bello perché i bambini mi sembra che abbiano capito di più rispetto a quando Fantastico, gliene è racconto e un'esperienza. basta. Certo, come no, un'esperienza interessantissima. Vi fornirò gli elementi teorici di ciò di cui abbiamo discusso oggi. Sono questioni abbastanza complesse che riguardano lo sviluppo cognitivo, ma che secondo me vale la pena poi affrontare a un certo punto del nostro percorso. Quindi parleremo del perché queste tecniche hanno così successo. Proprio ne parleremo da un punto di vista psicopedagogico. Per adesso noi registriamo il fatto che sono attività di successo e che piacciono, sono molto utili e veramente al di là delle capacità di ciascuno di scrivere in una calligrafia particolare o diciamo di disegnare, eccetera, però provate, provate, provate. Anche a te, Claudia, invito a pubblicare delle foto, la documentazione in modo che rimanga a tutti. Do questo consiglio. Scaricate un'applicazione gratuita che si chiama Adobe Scan. Adobe Scan. Adobe Scan è la migliore applicazione esistente per trasformare le vostre fotografie in un PDF perfetto e funzionante. Quindi voi dal cellulare proprio inquadrate i vostri diari di viaggio, foto dopo foto, poi gli dite crea PDF. Crea un PDF perfetto, se volete lo potete anche aggiustare o modificare, e poi quel PDF lo spedite. Attenzione a quando lo spedite perché lui lo spedisce in due modi. Ci spedisce il link oppure spedisce proprio il PDF. Quindi voi caricate il PDF perché il link è un link di Adobe che poi magari col tempo potrebbe anche non esistere più. Invece salvate il vostro PDF e ci spedite proprio l'oggetto. Dategli un nome. Nome magari col vostro nome e cognome, no? Il titolo e lo inserite all'interno di Gotham. Perfetto, lo farò Adobe sicuramente. Scan per la creazione di PDF. Ma pubblicheremo un tutorial su questo, anche se molto semplice da creare. È un'applicazione ideale anche per fare in modo che i ragazzi lavorino sui quaderni di carta e li consegnino in forma digitale quando lavoriamo a distanza. Pensate che io uso i quaderni di carta con i miei studenti. Voi avete capito che qui siamo degli appassionati tecnologici, no? Ma i miei studenti lavorano su quaderni piccoli di carta con la penna nera. Poi possono usare altri colori, ma il testo deve essere nero su bianco per una questione ottica, maggior contrasto, leggibilità, eccetera, eccetera. E poi consegnano il PDF perché noi non lavoriamo in classe ormai da più di un anno, quindi. Ma abbiamo elaborato una serie di tecniche, vabbè. Allora, io direi che se non c'è altro, c'è altro? C'è altro, non c'è altro? Alberto? Sì, dimmi tutto. Sì, Adobe Scan è anche molto utile per chi lavora in presenza per tenere conto dei quaderni, nel senso che si possono poi raccogliere tutte le immagini dei quaderni degli allievi e ce li hai poi già tutte sistematizzate. Eh già, certo. È un collettore proprio, raccoglitore. È molto pratico.
non so, gli insegnanti che passano poi magari perdono molto tempo a fare le fotocopie oppure ad accogliere, a chiedere i quaderni successivamente. Se tu invece man mano che lavori con Adobe Scan raccogli le foto, poi puoi andare a riaprire quello stesso PDF e andare a modificarle, andare a inserire nuove foto, e quindi tu tieni solo sempre un PDF unico. Ecco, questo è importante, Monica, perché realizzato appunto un PDF lo si può rielaborare sempre con Adobe Scan e aggiungere nuovi elementi, per cui avete una specie di portfolio in itinere che viene costruito durante il viaggio. Va bene, spero che sia stato interessante quello, credo di sì, siete stati tutti interessati a quello che ha detto appunto, hanno detto le nostre autrici di diari di viaggio meravigliose con i loro prodotti, Valeria e Chiara, e basta, direi che ci rivediamo a Gotham City se non c'è altro da aggiungere. Ci auguriamo buona Pasqua, che sarebbe domani. Grazie Alberto, e buona Pasqua a tutti. Bene. Grazie a te. Organizzeremo altri di questi webinar così improvvisati a secondo anche dell'andamento del corso, perché come avete visto siamo molto attenti a quello che dite, attenzione a quello che diciamo, vi osserviamo. Però non più di sabato mattina, perché poi ricominciano le lezioni, Alberto. Sì, no, certo, infatti. Perché poi abbiamo lezione. Sì, certo. No, se faremo delle cose così, di un'oretta, no? Sì, più brevi magari anche di queste, su temi mirati, magari faremo di sera, giusto prima di cena o subito dopo cena, così, tipo, non so, 20:30, 9:30 o 19:30, 20:30, orari di questo genere. Grazie. Va bene. Buona Pasqua. Allora, buona Pasqua a tutti, grazie veramente. Buona Pasqua a tutti. Valeria e Chiara, grazie. Dei vostri interventi. Sì, grazie a tutti. Grazie. E diari. Ciao. Ciao. Buona Pasqua. Ciao. Buona Pasqua. Ciao, questo bel bambino che ci saluta. Ciao.